Dopo i racconti di Sergio Mioguniso, Caterina Balivo, nel salotto di Vieni da me, incontra Ruggero Pasquarelli che, a 25 anni, è una vera star. Ancora adolescente partecipa a Decimo Factor nella squadra di Mara Maionchi. Grazie a quell'esperienza, ottiene una parte in Violetta, una serie TV argentina famosa in tutto il mondo per poi diventare protagonista di un'altra serie, Soy Luna. In Argentina, a soli 17 anni, Ruggero Pasquarelli conquista il successo. Ruggero, però, conduce una doppia vita. Se, infatti, in Argentina è una vera star, in Italia è conosciuto soprattutto dai più giovani. Una situazione che, però, piace a Pasquarelli. È una sensazione strana, ma è bellissimo tornare in Italia e poter condurre una vita tranquilla mentre in America Latina è tutto molto frenetico, ma è una conseguenza di tutte le belle cose che mi stanno accadendo, confessa Ruggero. Ruggero Pasquarelli, grazie a Decimo Factor, è partita la mia carriera. Nonostante oggi sia un attore e cantante molto famoso in America Latina, da bambino, Ruggero Pasquarelli era un bambino molto timido finché, un giorno, i genitori gli proposero di frequentare una scuola di recitazione. I miei genitori si aspettavano una risposta negativa e, invece, dissi sì. I miei genitori mi hanno spronato per incentivare la mia passione. A 14 anni, poi, metto su una band e dopo 2 anni arrivo sul palco di Decimo Factor e approfitto di questo spazio per ringraziare Mara Maionchi che mi scelse perché da lì, per me, è iniziato tutto, spiega oggi Ruggero. Sono partito per l'Argentina a 18 anni. All'epoca non parlavo per niente spagnolo, ma mi ha aiutato tantissimo Lodovica Comello che era l'unica protagonista italiana dell'attrice e che mi ha aperto le porte della sua casa per mostrarmi la strada e farmi conoscere Buenos Aires. Conclude Ruggero che, oggi, se potesse tornare indietro, rifarebbe esattamente la stessa scelta. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.